città, strade di sogni come grandi disegni per un'altra età, strade sommerse dalle vite già perdute. Che bello, quando un politico, un uomo, una donna impegnati nelle istituzioni più alte riescono a farsi percepire dalla gente uno di noi. Scusa. Attenzione. Proviamo. Vai. Presidente. Ministro, possiamo chiederle una... Io sono stata collega di Roberto Maroni, era una persona capace di grande visione e di grande concretezza ed era una delle persone che ho conosciuto che di più sapevano fare gioco di squadra. Ne ho un ricordo straordinario, tra l'altro ci sentivamo insomma fino agli ultimi giorni e penso che l'Italia sia stata fortunata a poter contare su una persona così nelle sue istituzioni. Grazie. Ci sono i ricordi e poi c'è l'eredità. L'eredità è quella di un pensiero profondo, di un pensiero lungo. E quindi questa è l'eredità che ci lascia a noi, no? La famiglia della Lega. Pensiero profondo e lungo. Un orgoglio per la Lega e per l'Italia. La sua città e la sua comunità gli ha dato il saluto più bello. È stato bello vedere anche tanti sindaci con la fascia di territori diversi, di idee diverse, persona seria, concreta. Quindi, anche il sole lo saluta, è il modo giusto di ringraziare. C'è un'eredità politica che Maroni lascia al paese, al governo, alla Lombardia? Risolvere i problemi, non crearli. Ci ho lavorato con Maroni e quindi lo ricordo con grande commozione. Ho lavorato per 5 anni al Ministero del Lavoro e adesso ho rivisto anche vecchi amici che non vedevo da tanti anni e ci è riuniti di nuovo tutti qua. Con Salvini ancora in buoni rapporti? Assolutamente. Beh, il ricordo indimenticabile, l'irruzione dei poliziotti mandati dal procuratore di Verona che sfondarono dopo lunga resistenza da parte nostra, riuscirono a sfondare la porta dell'ufficio dell'onorevole Maroni. Ricordo quella scena indescrivibile dei vetri della porta sfondati col calcio delle pistole da questi signori mandati da questo procuratore d'origine calabrese, e ricordo anche la spensieratezza di Maroni e la sua calma. Noi eravamo tutti invece piuttosto agitatini. Poi lo ricordo quasi sdraiato sugli scalini, perché insomma, l'irruenza della carica poliziesca lo stese a terra, e quindi nel frattempo c'era stato anche un bel cazzottone al fegato al buon Umberto, che però insomma resistette fortemente. L'eredità è quella di continuare a combattere per l'autonomia. È ovvio che servono progetti chiari e servono persone fresche per poterlo fare. Spero che il movimento si faccia un esame di coscienza per riscoprire la propria identità, così come ha voluto ricordarci anche poche settimane fa Roberto Maroni. Sussurrato a metà, canti stonati sui destini segnati dell'umanità. Ed un canto nel cuore che vorrebbe provare tra te.